Bene, rieccoci a voi, le piccole antenne continuano a crescere per nostra e vostra fortuna, mostriamo alcune spezzoni veramente magici. Parliamo di storia, il calcio fa storia. Io ho una data da proporre, il 1° novembre del 1897, è il giorno in cui è stata fondata la Juventus qui a Torino. Ci sono 4 anni, mancano, è una scadenza per cui per un centenario importante. Sì. 4 anni per costruire o comunque per avere dei, non pronostici, ma delle buone possibilità di che cosa? Ma che domanda è? Cosa ha detto? Beh, mi lusinghi. È una domanda in stile Trappatoni, non si capiva niente, Trappatoni quindi l'ha capita. È un giocatore molto Questo è un programma bellissimo. Invece, programma più brutto del mondo. Scusate un attimo, vedo che questo programma tormentano sempre questo ragazzo della primavera del Torino con la cravatta. La schiusa sta covata. È una giovane promessa. Lei famla molto. Ecco, si parla in questa lingua. A favore di tutti i colori. Sì. E allora bello. Lui mette questa cravatta perché il toro deve fare tutti i colori. E questo va in giro in tuta, vestito come un deficiente, e urla per ore e ore e ore. Però, ma me le cerchi tutti tu. Ma basta. Ma smettila. È un programma meraviglioso. Un po' particolare, ci credo. Mi sento osservato, vado via. Ma non ne posso, nessuno, non ti preoccupare. Tifoso Maggino Menicucci a un altro grande tifoso. Uno dei più noti tifosi viola, Giorgio Albertozzi, parla per il Albertozzi. Albertozzi, vai in onda anche di queste cose. Complimenti, ma attenzione, torniamo alla trasmissione più brutta del mondo. Un grande ospite. Vediamolo. Chi è? No, ma è davvero lui. Per consegnare un premio, perché Castellotti tante volte è stato ingiustamente tacciato per gobbo. Invece gobbo nel senso juventino? Gobbo per lavoro magari può anche essere, ma so che com'è il cuore? Sì, il cuore sicuramente è granata. Oh. Il cuore granata, parlo juventino per lavoro, ma il cuore granata. È bravo, complimenti. È bravo, complimenti. Ma cosa stai dicendo? Anche lui si mette a parlare in lingua. Chiunque entra in quello studio diventa deficiente. A questo punto è ufficiale. Si mette a parlare una lingua incomprensibile. Io voglio dare un annuncio. Sì? Vai. Annuncio che non è bello. No, però lo voglio dare comunque. È mancato qualcuno. Io spero che ci siano all'ascolto della mia trasmissione gente di Casalvecchio, sicuramente di Castelnuovo, a migliaia, di Casalnuovo, di Pietramonte Guardino, lì proprio tutti la zona, che del zona Subappennino settentrionale. Ma dove? Questa sera per televisione. Sì. Anzi, mi ha telefonato il mio figlio. Ma cosa è successo? Lui risiede lì a Casalvecchio di Puglia. Sì? Una notizia che mi ha molto angosciato. Cosa è successo? Non l'ho nemmeno detto a mio fratello perché non gliel'ha detta? Non su come è arrivato l'ultimo momento. L'amministrazione di Casalvecchio di Puglia è stata arrestata. No. Tutto al completo. No. Cioè questa è notizia drammatica. Sindaco si sono tutti. Casalvecchio di Puglia, un paese di 3.000. Ma chi se ne frega? Ma no, è drammatico. Avrà rubato e hanno arrestati. Sbigottito da questa notizia. Sono sbigottito anch'io. Ma sembrava fosse morto qualcuno. Hanno arrestato tutti in manette. Ma Giorgio, è drammatico. Ma che drammatico. Guarda la faccia di quest'uomo. Ma questo andrà in galera solo per la faccia. Se Lombroso fosse ministro della giustizia andrebbe in galera. Io questa notizia la volevo dare inizialmente, però. Ma era meglio non darla. Adesso a metà trasmissione. Ma per il fratello, guarda come l'ha presa male. Fa le parole crociate. Ha fatto bene a non dirglielo prima. Pubblicità. Ah, il fratello manda la pubblicità. Va bene. Complimenti, sono veramente dei maghi.